Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Giulia. Non fate caso alla sedia ricoperta di panni qua dietro perché sto facendo il cambio armadio e c'è un po' di casino. Ma veniamo al contenuto del video. Oggi vi voglio parlare dei miei dupe. Non ne ho tantissimi, ma sono veramente molto validi. Parto con il primo che è questo profumo di Royal Life e si chiama Matibas o Matibas. È un extrait de parfum ed è il dupe del Fève Délicieuse di Dior, profumo della collezione privata di Dior. E ecco, quel profumo lì io non ho mai avuto il piacere di annusarlo, quindi non so come sia rispetto a questo, le varie somiglianze e differenze. Non ve lo posso dire perché non ne ho fatto un'esperienza personale, ecco. Però secondo me al di là della, diciamo, della somiglianza, della copia, dell'ispirazione a questo rimane un profumo buonissimo in sé per sé. Sono sicura che piacerà veramente a tantissime persone questo profumo. È un profumo unisex, ma sono convinta proprio che proprio alle donne, al pubblico femminile, questo profumo piaccia tanto. Ve lo straconsiglio perché è uno di quei profumi che proprio. È uno di quei classici profumi molto caldi, molto autunnali, invernali, morbidi, da sciarpa, carico ma anche sofisticato. Insomma, proprio chi è che non ha mai avuto un profumo di questo tipo? Ecco, che sia un patchouli, cioè può abbracciare veramente tanti gusti delle persone, cioè chiama il patchouli, anche se questo non ha patchouli, però proprio ricorda quel tipo di calore. Di corposità, di intensità, tutte queste caratteristiche che hanno anche i profumi orientali, quindi ecco, sono sicura che piacerà veramente a tante persone. Vi leggo le note. Le note di apertura abbiamo lavanda, menta e bergamotto, quindi questa partenza un po' aromatica che ci sta da Dio, ma non è mai troppo forte, non è mai pungente. Nelle note centrali ciliegia, fresia e gelsomino, la parte fiorita non si sente perché il fondo è proprio l'exploit della fragranza. Abbiamo nelle note di base fava tonka, vaniglia del Madagascar, caramello, cioccolato fondente, benzoino, cuoio, sandalo, cocco e legno di cedro. Questo fondo così ricco, potente, corposo, vellutatissimo, questo profumo esplode con questa fava tonka che io allora diciamo che avevo sentito dire che questo profumo sa molto di mandorla, di fava tonka, quindi in questo suo aspetto mandorlato sì, ma assolutamente non è solamente questo. C'è questa mandorla un po' dolce amara che sì, è presente, diciamo è una fava tonka molto, diciamo, molto rotonda, molto corposa. Ed una questa rotondità e morbidezza, proprio sinuosità anche al profumo, cioè proprio un profumo godereccio, questo piacevolissimo, ma tutta l'altra parte di questa polverosità del cacao, che più che cioccolato fondente per me appunto è cacao, polvere di cacao amaro, non dolcissimo, non è un profumo dolcissimo questo. Quindi tutte queste altre parti, il caramello, che anche questo di per sé non si sente, ma lo sentite che è proprio un profumo di quelli soddisfacenti, di quelli tanto caldi, no? Che è riduttivo dire che sia solo un profumo che è molto mandorlato, ecco, non è così. Anzi, poi tra l'altro questa nota di ciliegia lo connota anche particolarmente perché sulla mia pelle, ad esempio, esce fuori molto e anche questa dà questo aspetto polposo, è un profumo buonissimo, veramente buonissimo. Se vi piacciono quei profumi un po' notturni, un po' da cielo stellato, sotto Natale, tipo Méharé dell'erbolario, quella sensazione quasi sabbiosa, di deserto, di aria calda, proprio di calore. Ecco, questo profumo farà centro, proprio il vostro naso impazzirà perché secondo me fa parte proprio di quei profumi così
pseudo-orientali, gli altri forse sono più speziati, però ecco, anche in questo caso tutto questo calore delle note di fondo sembra quasi che ricordi queste notti fredde dove c'è voglia di riscaldarsi, queste, diciamo, è perfetto per il periodo natalizio, ma è perfetto da novembre in poi che c'è più buio, è un profumo un po' così notturno, crepuscolare, ma che non è impegnativo, va bene tutti i giorni, cioè va bene anche al mattino quando appunto è freddo, è un profumo veramente bellissimo. Poi passo a un altro profumo, sempre con nota di ciliegia e cuoio, ma un po' diverso. Ah, comunque qua il cuoio non è quel cuoio tosto, pesante, ecco, è un profumo non pesante anche se è molto carico. Insomma, merita, merita davvero. E cercavo le note di questo profumo che invece è Elite Royale, il numero 12. Questo sono dei dupe che io ho trovato in un'erboristeria, diciamo, della mia città, però non ne ho mai sentito parlare. Invece vi consiglio molto questa marca, li ho provati quasi tutti, ne ho provati parecchi, ma però se vi devo dire la verità, questo qui è uno dei più validi. Gli altri non mi hanno così fatto impazzire e anche in questo caso parliamo di un dupe, di un profumo che è Smoke Cherry di Tom Ford, che anche quello io non l'ho provato, quindi non vi so dire se ci assomiglia, quanto, come, eccetera, però anche questo è un profumo veramente buono, super valido, non sembra cioè non è cheap, anzi, questo è buonissimo. Qui abbiamo l'amarena, lo zafferano nelle note di apertura, note centrali cuoio, oliva, osmanto cinese, albicocca. Leggo le note di smoke cherry. Note di base, fumo, note legnose, olio di cipriol. Allora, io adoro questo profumo. Si sente tantissimo l'amarena. È un'amarena non dark. Questo profumo potrebbe sembrare dark anche dal nome. Ma assolutamente, secondo me è un profumo anche molto girly, non da ragazzina ovviamente, però è molto femminile, romantico, bello, posato, proprio esteticamente mi fa pensare ad una donna un po' fatina, una donna molto aggraziata, anche questo è un profumo deciso ma non pesantone. Questa nota di cuoio anche in questo caso non è strutturata, non è quel pellame un po' invadente, fastidioso, come anche nel caso di Matibas. Sono entrambi dei cuoio, diciamo, in entrambi c'è questa nota di cuoio che rimane morbida, che rimane non rigida, ecco, ma anzi, in questo caso nel Matibas crea questo spessore che serve proprio. E anche qui dà questo accento un po' più conturbante a questa amarena, che però rimane un'amarena molto, molto evidente, anche giocosa. Mi piace tantissimo questo profumo. E poi passo dei dupe invece forse molto più conosciuti. Parto da questo qui, Acqua di Dream, che è il dupe del Narciso Rodriguez, questo l'ho preso al Tigotà. Allora, quando io ho voglia, ogni tanto mi vengono le voglie dei profumi commerciali, quelli più famosi, no? Però mi dico, cosa me ne faccio alla fine del flacone intero, se è un profumo che comunque mi viene voglia, boh, quelle 3-4 volte all'anno, diciamo, tanto vale andare su un dupe, che comunque li fanno anche molto buoni, molto corrispondenti, e togliersi lo sfizio. Quindi, ah, buono. Io adoro questo profumo. Allora, questo qui è, diciamo, l'unione dei due Narcisi Rodriguez, quello rosa e quello nero. Sì, forse ricorda, va più verso quello nero, ma ha qualcosa anche del rosa. È un po' l'eau de toilette e l'eau de parfum uniti assieme. Di base lo stampo forse è più del primo, dell'eau de toilette, però si sente che è come caricato maggiormente, ha una sorta di impronta un po' più
corposa che ricorda un po' il l'eau de parfum, sì, quello rosa, che ha la pesca, quindi più, un pochino più proprio corposo, ecco, in un certo senso. Io vedo il Narciso Rodriguez Eau de Toilette come un qualcosa di molto saponoso in un certo senso, di molto pulito, quasi sottile, ecco, e per questo mi piace proprio molto. Però mi piace anche questa caratteristica un pochino più di polso del profumo rosa. Quindi, se magari siete indecisi tra i due, vi piacciono entrambi, non sapete se meglio uno o meglio l'altro. Non so, o se vi piacciono tutte e due e li vorreste tutte e due, insomma, prendete questo qui, ce li avete entrambi in uno, in poche parole. Poi passiamo invece ai miei tre Versé, questa marca della farmacia che io adoro, mi piace tantissimo come lavora, come performano questi profumi. Sono profumi buoni che non mi danno fastidio assolutamente, anzi. A volte mi danno più fastidio gli originali, magari perché sono fatti con materie prime differenti da queste, ora non lo so chimicamente parlando, però sono secondo me ottime alternative perché per quello che costano comunque durano, tengono, si sentono, vi rimangono, eccetera, quindi li adoro. Questo è il primo che ho preso, l'ho preso quest'estate, si chiama Glam. È il dupe di Carolina Herrera 212 Vip Rosé, che è un profumo anche quello che non conosco, non l'ho mai sentito. Mamma mia, è un profumo delicatissimo, cioè femminile, proprio molto femminile questo. È un fruttato floreale, però è di carattere, cioè sì, è delicato, ha questa vena molto floreale, pulitosa anche lui, però ha un carattere che secondo me da dietro si fa notare, perché abbiamo in questo caso queste note di partenza di questo vino rosé, di uva, fiore di pesco e pepe rosa, quindi un bel mix proprio carino, anche questo molto pretty, però deciso, con questa sferzata di pepe rosa e questo vino, quindi un po' frizzantino, ma non troppo, perché si sente anche questo tono lieve che vuole mantenere, ma poi nel fondo abbiamo delle note legnose e muschiate che padroneggiano appunto da dietro. È come se da dietro le quinte esercitassero. Questo profumo inizialmente sembra tutto trallallero e poi invece è bello. Insomma, bello peperino, insomma, bello di carattere, mi piace tantissimo. È un profumo proprio di colore rosa. Sarà magari anche l'influenza del nome, Vip Rosé, non lo so, però è proprio un profumo roseo, piacevole. E secondo me per l'estate è fenomenale perché, per esempio, la sera fa proprio bella figura, cioè non lo so. Anche con qualcosa, vestitino leggero, top, che ne so, queste cose molto sfiziose, molto frivole, leggere, così, bellissimo, cioè mi piace proprio un sacco. Poi ho preso il mio amatissimo light blue, che sto finendo tra l'altro, lo devo riprendere. Questo è Sensi Più ed è il dupe perfetto di light blue. Allora, a me una volta questo profumo non mi diceva nulla, chi se ne frega, fresco, ma della serie, chi se ne frega proprio, cioè non mi interessava assolutamente. Io ho sentito questo, amore, buonissimo, io lo amo, lo adoro, è la leggerezza, è una leggerezza però proprio stilosa, bello. Sensuale anche nella sua estrema, estrema semplicità e classicità, perché è un profumo che va sempre bene, ha un che di maschile in mezzo, cioè è proprio il profumo ideale, secondo me, per quanto riguarda un tipo di profumazione fresca, ma decisa, però non
non impegnativa, cioè veramente il profumo passepartout per eccellenza questo. Bellissimo, io lo amo. Poi mi sono fatta conquistare da Sofia, che è il dupe di Armani, sì, insomma. Anche questo mi piace un casino. Allora, diciamo che ero indecisa tra Light Blue e sì di Armani, poi alla fine li ho presi tutti e due. Ma questo è andato via come il pane, e questo qui invece, siccome lo ritengo invece un profumo impegnativo, proprio, cioè, oggi ve ne ho fatti vedere un po', e questo per me è il profumone impegnativone. Non questo che è 10.000 volte più carico, cioè questo secondo me proprio è un profumo che ha talmente un grado di calore che diventa quasi secco, proprio come quando fa caldo in estate, ma non mi risulta impegnativo. Questo qui è una cosa invece proprio da mettere ogni tanto per me, perché è un profumo un po' da occasione, è un po' classico. Mi piace tantissimo perché io ci sento questa rosa dai mille petali, un profumo super femminile. Mi ricorda tanto, cioè la cosa che mi fa venire in mente è, per esempio, una gonna di tulle con mille strati di tulle, cioè proprio quei profumi e quei vestiti proprio da favola, cioè che dici non li metto, no, nella vita normale, e quindi per quello un profumo un po' da occasione, ecco, da serata, cose così. Magari lo metto anche la mattina se mi gira così, però ecco, lo trovo molto particolare. Una rosa, questo è molto particolare, molto pungente e anche un po' aspro. È sia aspro sia dolce. A volte tutte e due le cose insieme mi risultano troppo. Perché non è un profumo, non ha quella dolcezza veloce e non è, diciamo, non ha quell'aspro sferzante, cioè nel senso ha entrambe le cose che non può essere leggero, ecco. E quindi, però, mi piace un sacco perché veramente mi fa immaginare qualcosa di molto ricco interiormente, non so come dire. Di molto poetico, una rosa proprio a tutti gli effetti, cioè si sente la carnosità del petalo, la dolcezza che promette, l'eleganza, ma anche le spine, anche una sorta di questo tono pungente, appunto, rappresenta tutto e quindi è un profumo un po' impegnativo. Bisogna essere nel mood, però mi piace tantissimo questa versione di Versé. Anzi, cioè, secondo me è favoloso. È un profumo molto scioso, magnetico e appunto ha un po' tutti gli aspetti femminili, cioè una dolcezza molto presente di fondo, ma che a volte io sento come essere offuscata invece da una sorta, non so se è il bergamotto, ma comunque qualcosa di molto più pungente, tagliente, frizzante, che dico che mi perdo dentro questo profumo, perché è come se smettessi di capirlo a un certo punto e dico: ma da che parte va? Cioè, vuole essere la donna frenetica che corre, che diciamo insegue la carriera, che va per la sua, o è una donna invece molto romantica, molto per gli altri, molto accogliente? Probabilmente è tutte e due. Però ecco, mi fa perdere in queste visioni, cosa che mi piace naturalmente, però ecco, è abbastanza carico. Sofia di Versé. Bene, ho finito questo video. Fatemi sapere se vi piacciono questi dupe, se li avete, che ne pensate, eccetera. Vi aspetto nei commenti e vi mando un bacio.